Ancora una volta un animale selvatico che si avvicina ad un'abitazione, ma in questo caso anche un vero e proprio attacco ad un animale da compagnia. E quanto accaduto a Monbaroccio, all'interno del terreno dell'imprenditore agricolo Marco Diottallevi, dove un lupo ha dapprima inseguito e poi azzannato la cagnolina di casa, Margot, una Jack Russell di 7 anni e mezzo. Nel video ripreso dalle immagini di videosorveglianza del laghetto che si trova all'interno della proprietà, si vede il cane che dapprima si rende conto della presenza dell'animale selvatico, poi viene inseguito ed infine azzannato. La cagnolina ha tentato di salvarsi gettandosi in acqua, poi l'arrivo provvidenziale dell'agricoltore che riesce ad allontanare il lupo e salvare così la cagnolina. Dopo un ricovero d'urgenza dal veterinario, un intervento e tanta paura, Margot oggi è tornata a casa, ma il proprietario, Marco Diottallevi, si chiede che cosa sarebbe successo se i lupi fossero stati più di uno ed anche se al posto del cane ci fosse stato un bambino. Si riapre così il dibattito sulla pericolosità degli animali selvatici, la cui presenza sta sempre più prendendo piede all'interno del territorio. Diciamo che è un episodio particolare, però penso che nel futuro non sarà più tanto particolare, perché questi lupi si stanno adeguando al mondo civile, quindi ci girano intorno alle case, ci entrano nei giardini. E i cani non è il primo episodio che spariscono dei cani. Il mio è il primo episodio dove è documentato e si vede benissimo quello che è successo. E tra l'altro alle 4 del pomeriggio, in pieno giorno, e a 10 metri mentre tagliavo l'erba nella mia schiena. Quindi non hanno più paura di niente. Una cosa che se noi lì in quel posto ci facciamo le grigliate, ci andiamo con i bambini, ci mettiamo alla piscina d'estate, posso pensare cosa può succedere se i lupi invece erano tre e mettevamo un bambino a dormire su una sdraietta sotto l'albero a riparo all'ombra e noi magari a giocare a carte sul prato. Lascio immaginare cosa poteva succedere, ma questi hanno fame, tra l'altro questo ha attaccato per fame, non perché l'ho disturbato o perché per altro motivo. Questo si è venuto a prendere il mio cane per mangiarselo, quindi a voi le conclusioni. Ad oggi ancora una soluzione a tutto questo non è stata trovata. Quale sarebbe secondo lei la soluzione adatta? Sicuramente un censimento degli animali nocivi, dei predatori, visto che siamo circondati da predatori. Difendiamo. A forza di difendere siamo invasi da predatori in tutti i campi. Quindi, non so, è qui di prendere il provvedimento di difendere anche i poveri animali indifesi, non solo i predatori. Poi ci sarà forse il cacciatore, io non sono un cacciatore, permetto, però mica dalla colpa ai cacciatori, dalla colpa non si può solo difendere, bisogna anche difendere gli animali indifesi, non solo i predatori. Chi di dovere prenda tra le sue conclusioni, venga a vedere e poi fate le leggi. A commentare la vicenda accaduta a Monbaroccio è stato anche Tommaso Di Sante, presidente di Coldiretti Pesaro Urbino. L'attacco del lupo al cagnolino dell'agricoltore di Monbaroccio, dice, riporta la luce su un tema mai risolto e che spesso tende a finire sotto traccia. Sono saltati gli equilibri, dice Di Sante, non si può più fare finta di niente. Oggi, ha detto Di Sante, assistiamo ad un innalzamento dei livelli di rischio con un assalto in pieno giorno con l'agricoltore a pochi metri. Siamo preoccupati perché le incursioni sono sempre più frequenti, come anche quelle dei cinghiali nei campi. Bene che nelle Marche sia ancora in vigore la legge che permette agli agricoltori in possesso di licenza di caccia e debitamente formati di fare autonomamente selezione, ma è anche bene che il sistema dei rimborsi resti nelle mani degli ATC, che tuttavia devono essere ben amministrati per garantire rimborsi veloci e minore burocrazia. Virtuosità, dice Di Sante, che non sono appartenute negli ultimi anni alla nostra provincia e per questo viene auspicato un cambio di rotta.